Prosegue il progetto A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica, che si propone di assistere le imprese modenesi nell'applicazione delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l'elaborazione di indicazioni semplici e concrete e la condivisione di buone prassi aziendali. In un seminario che si è tenuto a febbraio è stata presentata l'attività svolta dal laboratorio sull'edilizia, al quale partecipa la cooperativa Fontanaluccia, che ha raccontato la sua esperienza. Fondata il 21 agosto 1945 a Fontanaluccia, frazione di Frassinoro al confine tra Emilia e Toscana, per iniziativa del compianto Don Mario Prandi, la Fontanaluccia, aderente a Conf Cooperative Modena, è una cooperativa specializzata in edilizia sia nuova che ristrutturazioni. Attualmente ha una quindicina tra soci e dipendenti ed è riuscita ad abbattere quasi completamente il numero degli infortuni nei suoi cantieri. Negli ultimi 10 anni ne ha registrati 12, il più grave dei quali ha costretto il lavoratore a 35 giorni di assenza. Tutti gli altri infortuni hanno avuto una prognosi compresa tra i 15 e i 6 giorni. Nonostante possa essere considerato un esempio virtuoso nella prevenzione degli infortuni nei cantieri, la cooperativa Fontanaluccia ha ugualmente partecipato al progetto sulla sicurezza sul lavoro, sul quale esprime un giudizio positivo. L'esperienza, secondo me, fino a questo punto è stata molto positiva, perché si è parlato di cose con loro da poter applicare sul cantiere, che a me sono piaciute, in quanto si cerca di ridurre il più possibile la carta nel cantiere e di applicare il più possibile il discorso invece di fare la sicurezza sulle persone che sono in cantiere. Ad esempio, anche con l'aiuto del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, quella di andare sul cantiere e di spiegare alla gente, a seconda della lavorazione che sta facendo, come si deve comportare per tutelare la sicurezza di se stesso e anche tutelare la sicurezza di chi lavora intorno a loro. Il protocollo che ha dato vita al progetto A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica, è stato sottoscritto da enti locali, INAIL, azienda USL, Direzione Provinciale del Lavoro, Università, collegi e ordini dei geometri e ingegneri e da tutte le associazioni di categoria, tra cui Conf Cooperative Modena. Progetto A Modena la sicurezza sul lavoro in pratica, ormai è arrivato al terzo anno di attività, ci ha visti coinvolti da subito perché ci sembrava molto ambizioso e molto interessante l'approccio, tutto incentrato sull'efficacia degli interventi sulla sicurezza sul lavoro, più che sulla semplice e astratta adesione alla normativa. Ci siamo accorti che applicare la legge sia sui cantieri edili che in tutti i settori della produzione è sempre molto difficile applicare semplicemente la legge. Allora abbiamo deciso di aderire a questo progetto che si proponeva di trovare delle modalità applicative efficaci che rispondessero all'esigenza reale di ottenere la sicurezza sul lavoro. Quindi ottenerla come atteggiamenti pratici e come messa in pratica.